Hill Valley. Hey Doc! Il fatto di Acerbo e Ancidoni è perché, niente di nuovo, di particolare, nel senso che Acerbo era il cognome di mia mamma. Il primo film, mio primo film in assoluto è stato La carica dei 101, bellissimo, 1961. Però. Cioè avevo 6 anni e fu casuale, nel senso che proprio in occasione della carica dei 101, poi i genitori dei vari bambini, perché lì ce ne eravamo in tanti, no? E dovevano andare a firmare la dichiarazione di assenso per far lavorare il minore. Okay. E andò negli uffici della CDC allora e per pura combinazione scoprì mia madre che in quegli uffici ci lavorava una sua vecchia compagna di scuola, che la conosceva ovviamente col nome da ragazza, Paola Acerbo. Ah, Paola Acerbo, tuo figlio, come no? Acerbo, allora scrivo Sandro, ha scritto Sandro Acerbo, ha firmato la dichiarazione, e da lì è rimasto Sandro Acerbo. A quel punto non l'ho più tolto, ma che nome d'arte? Dico, beh, non lo chiamerei nome d'arte. Me ne sono impossessato, nel senso che poi non perché l'ho cercato io, ma perché i committenti, cioè i distributori del film, hanno voluto me come voce, forse l'hanno reputata più adatta, perché poi lì ho fatto Casa Keaton e tutti i film di Michael J. Fox da dopo Il ritorno al futuro li ho fatti tutti io. Si è cambiata, perché all'epoca si italianizzava tutto e quindi si tendeva a renderlo più fruibile al pubblico italiano, e adesso c'è l'inversione di tendenza, c'è stata, nel senso che io faccio direttore di film americani abbastanza regolarmente e la prima cosa che mi chiedono quando faccio anche i dialoghi è proprio quella di essere il più fedele possibile nelle traduzioni a quelli che sono i dialoghi originali. Mi ha fatto fare, la figlia faceva 18 anni e aveva organizzato una mega festa, non so in che locale, dove c'era musica, DJ, eccetera, e la sorpresa, il regalo che lui gli faceva era che a un certo punto si stoppava la musica, tutti fermi, partiva la registrazione che avevo fatto io, in cui con la mia voce salutavo questa ragazzina, le facevo gli auguri di compleanno dicendole tanti auguri da Brad Pitt. No, purtroppo no. Mi sarebbe piaciuto, perché secondo me è una persona carina. Ma diciamo che quello a cui sono più affezionato è Brad Pitt. Vi presento Joe Black. Bellissimo. Secondo me è stato proprio bellissimo. Ma è stato bello perché era tutto su quelle atmosfere magiche in cui funziona tutto alla perfezione. Mi ricordo che andammo a vedere, non succede spesso, fecero una proiezione prima di doppiare il film. Tutti noi doppiatori andammo a vedere il film e ci rendemmo conto anche un po' delle difficoltà del film, eccetera. Poi l'abbiamo doppiato con grande sintonia. Insomma, è venuto perfetto il lavoro che avete visto. Perfetto. E devo dire che quello mi è rimasto molto molto nel, però diciamo che io sono affezionato a più a Brad Pitt che a Will Smith, perché praticamente io Brad Pitt l'ho cominciato a doppiare quando lui era un perfetto sconosciuto. E il film era diretto da Robert Redford. E non so se per caso o volutamente, in l'edizione italiana il direttore di doppiaggio era Cesare Barbetti, che era la voce storica di Robert Redford, e fece la distribuzione delle parti come fa il direttore, no? Decide, metto questo qua, metto questo là, certo. E a me mise su questo Brad Pitt che nessuno conosceva. All'epoca. Mi chiamò, arrivammo in sala doppiaggio al primo turno, mi disse: Sandri, vieni qua. Dice: senti, allora tu devi doppiare questo personaggio qui, guarda, è proprio carino, bello, lui è proprio bello, ma dice, vabbè, che te posso dire? Lui non spiegava molto i film, mi disse,
Sai che ti dico? Fallo bene, perché questo diventerà famoso. Col tempo e con la considerazione di chi... Cioè, se il film per guadagnare... No? Sì, un po' ci vuole anche un po' di fortuna, sì. Però per guadagnartelo significa che... diciamo l'80-90% di chi fruisce di cinema, sia a livello, come dire, di cliente o di critico, di critico, okay, eccetera eccetera, è convinto che tu sia la voce ideale per l'alchimia perfetta tra l'attore e la voce, per cui questo è un po' che ti dà, perché io considero che Brad Pitt l'ho doppiato in credo quasi 30 film in 20 anni, e mi chiamarono anche per il provino dei Simpson, dei Simpson, però non ci sono andato facendo una scelta, come dire, artistica e sì, professionale, perché ho detto io faccio il doppiatore, per cui ho una mia caratteristica, se doppio Eddie Murphy comunque utilizzo la mia voce, non è che imito Tonino Accolla, perché non potrei imitarlo, eh sì. Nel caso di Homer Simpson l'operazione era di imitarlo, sì. Allora ho detto no, siccome io non faccio l'imitatore, no, tant'è vero che si sono posti il problema di farlo, uno di quelli che poteva farlo era questo, non mi ricordo come si chiami, che imita alla perfezione Tonino Accolla, rifà la voce uguale identica, che però non nemmeno fa il doppiatore, non è un attore, però è capacissimo a fare l'imitatore, però in quel caso entri in un settore diverso, io non faccio questo. Grazie a Nicola Marcaccini, perché Nicola era proprietario di una DeLorean, gliel'aveva regalata il padre, e approfittando di questo lui fece più di una volta, io sono andato forse una volta sola, dei raduni con i proprietari di DeLorean di tutta Europa. Per fare il club italiano delle DeLorean. E andammo in questo bellissimo borgo antico vicino sopra Forlì, Pesaro, Pesaro. E andammo lì in questo bellissimo posto dove ci ospitò per una notte, ci fu la presentazione, c'era una sfilza di DeLorean di tutti i tipi, di qualsiasi colore, tutto. Me le chiedono, per io non me ne ricordo nessuna. Quindi, è giusto, dobbiamo una mare di film. Mi ricordo i doc perché è troppo facile, per il resto... Anche perché comunque dai, Marti, a parte pesante, non è che ha proprio una frase... No, sì, no. Di quelle frasi... No, però a volte mi dico, ah beh, hai detto, ti ricordi una frase che hai detto doppiando Brad Pitt in... No. Seven piuttosto che... Tipo il tormentone, infatti nemmeno Brad Pitt no, è proprio un tormentone. Non me le ricordo, guarda, sinceramente non ci faccio caso. Dice, se mi dai la battuta io... Sì, sì, te la dico, volentieri, però non me la ricordo. Grande. Hey Doc! Ma guarda, di quelli legati al doppiaggio me li ricordo un po' poco, nel senso che sono passati 30 anni, quindi è tanto. Sì, perché noi siamo affezionatissimi, non mi rendo conto che dall'altra parte chi lo fa proprio per lavoro può essere una cosa bella. No, però... mi ricordo che all'epoca ci fu una grande risonanza, perché era un film che ha incassato un sacco di soldi, quindi ha avuto una grande risonanza anche in Italia, oltre che nel mondo. Però di aneddoti particolari non me ne ricordo. Ho vissuto di più Ritorno al Futuro quando è nata questa amicizia con Nicola Marcaccini. Ma lui veniva qua. Lui ha cominciato a presentarsi, a venire, tant'è vero che siccome era un tipo un po' strano, un po' particolare, lui si presentava tutte macchine fotografiche, vestito in maniera un po' strana, zaini, cose, e arrivava e cominciava a chiamare, veniva da te, diceva, tu sei, hai doppiato, hai fatto, lì per lì all'inizio pensavo, ma chi è qui? Poi piano piano mi ha chiesto se poteva rimanere a seguire il doppiaggio, perché era un appassionato di doppiaggio, quindi voleva vedere. Aneddoti più successivi, nel senso che lui veniva qua, poi ecco appunto mi ha invitato più di una volta a vedere, andare a questi raduni, poi siamo rimasti in contatto telefonicamente, poi purtroppo si è ammalato e
è finita così. Nel corso degli anni io non mi rendevo conto che esistesse un interesse così grosso. E nel corso degli anni me ne sono reso conto perché poi, ecco, a volte sono andato anche a Romix. Sì, come no. C'è un tutto un mondo del quale io non ero a conoscenza, di persone che tu ti senti quasi in imbarazzo perché dici, oddio, ma... Per cui da una parte fa anche piacere, sì, perché insomma viene riconosciuto merito al lavoro che hai fatto, anche se una parte che poi i veri, le vere icone sono loro, sono Michael J. Fox, La voce è... Ma la voce è però, 60%. Però tu considera che quelli hanno fatto... Quelli è recitazione, certo. Perché...